com'è cominciata? Cominciata a vivere la montagna, a girare per i monti, è nata questa passione, un sogno che si è realizzato. Mi ha nauseato un po' l'ambiente che è venuto a crearsi nel mondo del lavoro e quindi niente, ho avuto l'occasione di fare questa scelta e ne sono felicissimo. All'inizio avevi un po' paura di questa scelta? All'inizio avevo paura, è stata dura, però devo ringraziare Orobi, la provincia di Lecco, le associazioni che si sono sempre prestate a tante iniziative coinvolgendo sempre il Rifugio Riva. Come sei riuscito invece a far diventare il Rifugio Riva quello? La passione, l'entusiasmo, non mollare mai e fare delle scelte e portarle avanti. Non aver paura, non avere fretta e avere pazienza. Gestire un rifugio d'inverno invece cosa vuoi? In inverno allora c'è la neve, c'è il freddo vuol dire che noi le nostre risorse sono tutte naturali, sono il sole per la corrente e le sorgenti per l'acqua, vuol dire che se fa freddo, va sotto zero, gelano i tubi dell'acqua, quindi bisogna sempre stare attenti a far sì che questo non succeda. Facciamo un lavoro di protezione per fare in modo che non restiamo senza acqua, non restiamo senza corrente. Cosa vuol dire non restare senza corrente? Vuol dire come nevica andare su sul tetto a liberare i pannelli, capito? E poi fare dei rifornimenti che durano 2 o 3 mesi, cioè perché può darsi che per noi per 2 o 3 mesi non siamo in grado di poter venire su con dei mezzi al Rifugio Riva. E ad esempio come riesci a non far gelare l'acqua? Non deve mai fermarsi, cioè noi prendiamo l'acqua a 300 metri, c'è la nostra fonte, è un tubo di cos'è, 3-4 centimetri. Se l'acqua dovesse fermarsi in questo tragitto, nel giro di mezz'ora, quarto d'ora, se dovesse esserci 4-5 gradi sotto zero, gela. Nel momento che gela quel tubo lì, noi non abbiamo più acqua per tutto l'inverno. Quindi dobbiamo sempre prestare attenzione con un troppo pieno. Noi curiamo continuamente questo troppo pieno in modo che continui a uscire acqua, perché dal momento che non esce acqua bisogna correre e trovare subito quel problema e intervenire. Il tuo rapporto con gli escursionisti d'inverno cambia o è diverso? O com'è insomma? No, giustamente cambia perché in inverno c'è giro più che fa, non so, delle alte cime che purtroppo deve abbassarsi perché o per la neve o per il ghiaccio. Invece durante il periodo primaverile estivo famiglie, oratori, scuole, quindi c'è un bel cambiamento. E oggi ti reputi contento? Sì, su tutti gli aspetti. Di soddisfazioni personali, sotto l'aspetto di vita, ti impegna perché ti impegna, sei impegnato 12 mesi all'anno, devo ripeterlo, di giorno e di notte, devi fare il muratore, l'elettricista, sgorgare le fogne, cioè devi sapere fare tutto, però cioè, la gente ti dà indietro quello che tu investi.